stato molto seccante. La signora Mills mi ha svegliato durante la notte. Oh, il toast sembra squisito e cotto al punto giusto. Ti sei ricordato della marmellata? È proprio lì dentro, nel vasetto bianco. Su, parlami della signora Mills. Oh, è di fragole, molto bene. Oh, scusa, dove ero arrivata? Mi stavi raccontando che questa notte la signora Mills ti ha svegliata. Oh, sì. Sì, stanotte l'ha chiamata al telefono un suo parente dalla Nuova Scozia. Le ha detto che sua madre ha avuto un infarto. E così la poverina ha voluto prendere il primo aereo per poter essere al capezzale di sua madre. E io non ho potuto dirle di no. È un problema. E la signora Mills ti ha detto quanto sarebbe rimasta laggiù? Sai, è molto difficile stabilire queste cose. Non potevo certo chiederglielo. Mi dispiace molto per sua madre. Ma per noi è una grossa seccatura. Chiamerò l'agenzia di collocamento per chiedere che ci mandino qualcuno no, che la sostituisca. No, no, è meglio di no. Ma tu hai bisogno di qualcuno che ti aiuti? Sì, ma se sua madre si riprende presto non c'è problema. La prossima settimana potrebbe già essere qui, non ti pare? Sai quanto mi sia difficile trattare con gli sconosciuti. Ti sarebbe tanto di peso portarmi i pasti per qualche giorno. E poi ci sarà Sloan. Tra non molto dovrebbe tornare, no? Non lo so, Paola, non l'ho più sentita. E poi non è una soluzione. Insomma, io e Sloan non possiamo stare sempre qui con te tutto il giorno. Ma tra tutte e due, forse... Paola, mi dispiace, ma credo che tu abbia proprio bisogno di un'altra persona. Forse hai ragione tu. Ma solo ad una condizione. Chiunque sia... non vivrà qui. Io non voglio che entri nella mia stanza. Non la voglio lì dentro. Cucinerà per me e mi porterà il vassoio direttamente qui in salotto. E chi farà le pulizie? Oh, per un po' posso farle da sola e anche rifarmi il letto. È semplicemente quello. Oh, Mark, in questi ultimi tempi ho fatto tanti progressi con la nuova cura. Non voglio che un'estranea mi sconvolga. Ti prego, cerca di capirmi. Va bene. Va bene, fa come vuoi. Ora chiamo l'agenzia. Pensi davvero che la signora Mills possa tornare presto? Ti viene in mente qualcun altro da invitare? Magari qualche tuo amico? No, non saprei, cara. Sarà meglio che ne parli con tua madre. D'accordo, ma dovremo cominciare a organizzarci presto. Non abbiamo molto tempo. Non c'è mai molto tempo. Per noi ogni giorno le ore scorrono più veloci. Beh, io la trovo un'idea meravigliosa, dare una festa su un lago dove si può ballare anche all'aperto. E immagino che sarà una piacevole novità anche per gli invitati più vecchiotti. Non credo che li farebbe impazzire l'idea di essere chiamati così. E allora non glielo diremo. Ma ti piace l'idea della festa? Sì, è stupenda, cara. E sono sicuro che piacerà anche a tua madre. Bene, allora comincerò a organizzare le cose. E io ne parlerò a Mirna. Intanto telefono a Mario per prenotare un tavolo. E quando torna la porto a pranzo con me. E non le darò neanche la soddisfazione di chiederle cosa ha fatto ieri sera. Né perché mi ha chiuso fuori dalla sua stanza. Ciao tesoro. Beh, veramente non ho nessuna garanzia che la signora Mills torni. Io credo che se sua madre non dovesse avere un miglioramento, dovrà rimanere dov'è. Perché mi hai fatto questa domanda precisa? Abbiamo avuto una lunga conversazione. Abbiamo parlato di te ieri sera tardi. Oh? E cosa vi siete detti? Ma era preoccupata per il tuo modo di comportarti in questi ultimi tempi, del fatto che ti metti a suonare di notte, che la chiami ad ore impossibili, che la tieni sveglia. Credevo che fosse suo dovere venire quando ne ho bisogno. Ma lei non se ne stava lamentando, ne parlava solamente. A me sembra che si sia lamentata e quando torna mi sentirà. Sempre che torni. Senti, ti dirò la verità. Io ho l'impressione che si sia inventata tutta questa storia sull'infarto di sua madre solo per andarsene di qui. Oh, sciocchezza, Mark. La signora Mills è affezionata a me. So che non mi lascerebbe mai. Ne sei sicura? Assolutamente. D'accordo. Ma fammi un favore, ti prego. Quando tornerà a stare con noi, potresti limitare un po' quelle tue suonatine notturne o chiedo troppo? Bene, vedremo. Mi auguro che non diano fastidio anche a te. Ma, ad essere sincero, ieri sera hai un po' esagerato. Sai, ieri sera avevo avuto la visita di Mirna e mi ha detto qualcosa che mi ha letteralmente sconvolta. Avevo bisogno di sfogarmi. Ora... Che ti ho detto per ridurti così?
Mi ha riportato delle chiacchiere maligne a proposito di una tua presunta paternità. Adesso capisci come mai suonavo con tanta rabbia? Hai fatto qualcos'altro spinto dalla rabbia? È stato sempre a causa di Mirna? Ho paura di avere un carattere terribile quando qualcuno mi fa arrabbiare. Dovrei cercare di controllarmi, ma a volte non ci riesco. Che cos'è questo? Il giornale di oggi. Il dottor Parker vuole che tu legga. Sì, dice... lo so. Il dottor Parker vuole che viva nella realtà. Beh, ti prendo gli occhiali. No! Io non voglio leggerlo affatto. Maledizione, non parla d'altro che di morti, violenza, omicidi. Io non voglio leggerlo. Va bene. Vado a telefonare all'agenzia, ti farò sapere che cosa mi hanno detto. Riesco ancora a ricordare che leggevo benissimo senza occhiali. Mi sembra ieri quando ero giovane. Beh. Ok, mi faccia vedere questa foto. Eccola. Oh, sua figlia è venuta splendidamente, veramente bene. E il vestito è meraviglioso, davvero. Sì, ma non immagina quanto ci abbiamo messo a scegliere il modello. E anche lei sta benissimo. Grazie. Davvero? Sì. Oh, e Matt, guardi che bel ragazzo. Sì, è proprio un bel ragazzo. Spero che diventi mio genero. Sarei tanto orgogliosa e felice per Amy. Oh, sì, ha ragione. Ah, voglio farle vedere Clarissa. Mi ha detto che ancora non conosce la madre di Matt. No, infatti. Oh, è una donna bellissima. Ha un viso dolcissimo. Aspetti un attimo. Io conosco quell'uomo. Quale uomo? Quello grosso, quello che sta in piedi proprio dietro la signora Clarissa. Ehi, è lui, è arrivato! Ah. Andiamo. Ah! Oh, ciao! Ehi, ciao, ben tornato a casa! Sbrigati! Eccomi! Oh, fa con calma, fa con calma! Ah, tranquillo, nonno! Pensavamo che non saresti mai arrivato! Con questo guidatore folle ci è mancato poco! Come va, fratellino? Piuttosto bene, Tyler. E che media riesci a tenere con quella gente? Buona, nonno, buona! Stai benissimo, caro! Sono felice di essere a casa, ecco perché. Dov'è Lippe? È dentro, su, vieni. Su, vieni, Thomas. Vieni.